stile con la F maiuscola, ovvero quella qualità dello per il rispetto. Iniziamo insieme questo speciale proprio a ritroso nel tempo con l'aiuto di Gabriele Laporta per capire Ettore dove ci porta. Qui in studio di divinità, ecco, questa è Atena, Atena, mondo greco, dove ci sono gli dèi, ma dove c'è anche il concetto di Ate, che vuol dire poi in realtà agli umani non spetta mai nessuna responsabilità oggettiva, sono travolti dagli dèi, ovvero sia sono travolti dalle passioni, perché gli dèi sono i nostri archetipi, sono le nostre passioni. Ed Ettore in tutto questo è davvero innocente, quella parte mortale del marito, afflitto da orrida inconciliabile, di questa simmetria che invece di unirsi si separa. La simmetria dovrebbe essere quella delle coppie e qui invece arriva una discrasia. La parte immortale Teti che detesta suo marito, lo sposo, il padre di Achille. Ancora tutto il Rinascimento e poi l'alchimia e poi Jung fino a noi. Ecco, ma quanto siamo in grado noi a riconoscere le caratteristiche per esempio... Scioglierà, perché ce l'abbiamo dentro, perché noi siamo figli di questo. Abbiamo dentro quell'arcaismo. È illuminante, le sue riflessioni sono toccanti in alcune pagine. Sì. Quando lui parla con a questo colloquio con la moglie, no? E saluta sì. Per l'ultima volta anche loro, il lui sa. Ettore ad Andromaca. È bellissimo. È sempre questo. Allora vogliamo sentire i ragazzi che sono presenti. Avete seguito il dialogo? Se volete, non è mica un obbligo. Se è qualcosa che non vi è chiaro, magari. Prego. Ciao, no. Sono Daniele. Daniele. E penso che tutte e due. Abbiamo tutte e due le sfaccettature dentro di noi, sia Ettore che Achille ovviamente, sì. Escono in base alle circostanze della vita, quello che ci si presenta giorno dopo giorno. È vero, ma la prevalenza di Achille, questa presenza rappresenta la voglia di vincere nel mondo e basta, sì. Ne conquistare, ce l'abbiamo, è evidente, io per primo. Io ci tengo a dire sempre che io sono qui a raccontare cose che leggo, che non sono affatto un creativo. Ed io non sono affatto esente da tutto quello che Achille ha presente, ha dentro di sé, la voglia di carriera, la voglia di levare gli altri, cosa che mi è successo nella vita, la voglia di sottomettere gli altri appunto per avanzare, non sono affatto esente da tutto questo, però ne sono diventato consapevole, questo non vuol dire che sono migliorato, ne sono stato consapevole. Certo, l'emergenza di Ettore significa dialogare con Andromaca, cioè ovvero sia con la parte di anima, e quindi avere quel senso di rispetto, senza il quale... Io credo che fra poco riusciremo a distruggere l'intero, ma lo dico solo io, l'intero pianeta. Ancora un po' lo facciamo a pezzi. Se non prevale il femminile è così. Passi il microfono a Francesco. C'è un altro microfono anche qua. Francesco. Volevo sapere se...